Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della 31ª settimana del tempo ordinario. Il brano del Vangelo di oggi, tratto dal capitolo 16 di Luca, dal versetto 9 al versetto 15, Gesù diceva ai discepoli: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Che è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Allora ci vogliamo chiedere in maniera molto chiara, come ancora Gesù continua nel Vangelo a dire, che non si può servire Dio e la ricchezza. La ricchezza di per sé non è stigmatizzata oppure annientata, però se si riconosce la ricchezza e il dominio su di noi, questo non può sussistere. Mentre quando la ricchezza è al nostro servizio, non ne possiamo utilizzare per fare il vero bene, cioè utilizzarlo altruisticamente per assicurarci così anche le dimore eterne. Perché, così come la lettura di oggi di San Paolo Apostolo ai Filippesi, capitolo 4, dal versetto 10 al versetto 19, l'Apostolo ringrazia la comunità di Filippi perché è stata generosa nei suoi confronti, lo ha aiutato nei momenti anche difficili. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni, lo sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi aprì un conto di dare e avere se non voi soli. E anche a Tessalonica mi avete inviato per 2 volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario anche il superfluo, sono di colmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Quella generosità che parlerà di noi presso Dio. Ecco, allora, se abbiamo la possibilità di utilizzare anche le nostre ricchezze per l'aiuto verso il prossimo, è cosa molto buona e giusta, non mettere da parte per ingrandire il proprio portafoglio e per fare che cosa poi? Lasciare che cosa? Il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù, ed è la provvidenza. E allora noi che vogliamo servire? Dio la ricchezza? Chi è il nostro padrone? Chi è colui che ha rapito felicemente il nostro cuore? Dio o la ricchezza? Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.